Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare la torta di rose con la pasta brioche. Io userò la mia ricetta infallibile e comunque voi, se volete, perché ogni volta mi dicete tutti che il cubetto di lievito è eccessivo, voi lo potrete dimezzare. Io ne uso uno per i tempi. Quindi, che cosa vi occorrerà? 500 g di farina 00 o Manitoba, 50 g di strutto, 100 g di zucchero, 6 g di sale, nonché un cucchiaino scasso, un cubetto di lievito, un uovo, una fiala aroma arancia e 270 ml di latte tiepido. Per prima cosa sciogliete il cubetto di lievito nel latte. Io questa volta userò la macchina del pane. Io però ho utilizzato in passato sia la planetaria che il bimbi, quindi abbiamo le tre versioni per creare questa ricetta. Aggiungete anche tutto lo zucchero e mescolate. Quindi inserite tutto il liquido nella vostra macchina. Poi inseriamo tutta la farina l'uovo la fiala quindi azionate programma 6 e questo tasto almeno per la mia appena il composto si sarà amalgamato aggiungeremo tutto il sale e lo strutto. Adesso aggiungete tutto il sale e lo strutto. Quindi lasciate impastare il tutto fin quando non suonerà da sé. Prendete la pasta e mettetela su un foglio di carta forno, sempre spolverato di farina. Quindi schiacciate prima con le mani, sgonfiando la pasta, e poi create un rettangolo. Aiutandovi con il mattarello. Quindi cosa farete? Prendete la Nutella, io utilizzerò la mia fatta in casa e la spalmate su tutta la superficie. Bella generosa. Aiutandovi con una spatolina, spalmate tutta la superficie come sto facendo io. Io arricchisco il mio dolce con della granella di nocciole su tutta la superficie, così. Adesso, aiutandovi sempre con la carta da forno, arrotolate il vostro dolce, pian piano, così. Man mano tagliate la pasta e adagiatela in una teglia imburrata ed infarinata, così. Ecco come si presenterà, lasciate lievitare fino al raddoppio, almeno per un'ora, nel forno con luce accesa. Scorso il tempo di lievitazione, ecco come si presenterà. Io sinceramente, siccome lo voglio più colorito, e spennello con del latte tiepido pian pianino la superficie. Quindi in forno a 180 gradi per 30 minuti. A dopo per il risultato finale. Ecco la mia torta di rose alla Nutella. Adesso vi faccio vedere la consistenza di un pezzo. È morbidissimo, guardate. Super nutelloso, io lo assaggio, spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio e alla prossima, un bacio!